Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco e oggi farò l'unboxing, anzi più che l'unboxing farò il test di questi profumi. Sono stato alla Rinascente a fare un video, a fare dei giri, a conoscere gente a Milano e ho comprato delle candele, che ho appena fatto il video, delle candele di Byredo. Una è questa qua che vedete bruciare, non so se la vedete, e sono pazzesche e la ragazza è stata gentilissima, mi ha dato dei profumi, un sacco di profumi di nicchia, e dato che sono tantissimi ho deciso di fare un video semplicemente così, questa haul di profumi, dare la mia opinione dato che la maggior parte non li ho sentiti e sentirli per la prima volta con voi, quindi fare la first impression, la prima impressione. Iniziamo? Allora, iniziamo subito dato che sono tanti. Primo profumo di Diptyque è questo qua, si chiama Orilla e penso di averlo in realtà già visto, dovrebbe essere quello con la boccetta nera e dorata ed è pazzesco. Li spruzzo, dato che ci sono, ho uno scontrino lunghissimo, spruzzo sullo scontrino. Allora, ok, sì, questo me lo ricordo. Allora, sa di cuoio, buonissimo, quelli di Diptyque ultimamente mi stanno appassionando, il mio preferito è Ombre Dans L'Eau, questo mi piace, e è forse quello un po' più orientale, secondo me, della parte di Diptyque. Loro sono molto bravi nei fioriti, nei freschi. Questo mi piace, l'ho provato anche sulla mano quando ero là, buonissimo, però secondo me ci sono dei cuoiati migliori, ecco, non è il brand migliore per fare questo genere di profumi. Profumi di Byredo, questi invece mi piacciono. Velvet Haze, questo non l'ho mai sentito, quindi proviamo. Allora, Velvet Haze di Byredo è un eau de parfum, mi ha dato tantissimi testerini, non si sente molto da qui, proviamo qua. Quelli di Byredo sono tutti stranissimi. Mi sono innamorato di Mojave Ghost. Mi sono innamorato di Inflorescence. E la candela, quella che vedete qua, è quella di Bibliothèque ed è pazzesca. Ok. Mi piace. Sa di nicchia, sa di fresco, sa di caldo. Non è... sa un po' di commerciale in realtà. Non ne vado mattissimo. Non lo comprerei, quindi Velvet Haze, bocciato. Un altro di Byredo che mi ha dato, ho visto appena adesso che mi ha dato Inflorescence, pazzesco, questo mi piace tantissimo. È un fiorito ovviamente, però molto 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 profondo, molto buono. Spruzziamolo qui, utilizzare lo scontrino come cartina. Oh, oh, ah, ah, ah. Questo sa di fiorito, però proprio di verde, di festa, di esplosione di fiori. Neanche forse troppo verde, è più forse femminile quasi. Sì, non è male, io gli do un 8 su 10. Non so se lo comprerei, però lo metterei. Una volta ogni tanto lo metterei. Anche perché quelli di Byredo in realtà costano come profumo. Partiamo con gli altri. Qua ne ho uno di Osmant di Kodoshan Maison Crivelli. Non ne ho idea. Sentiamolo subito. Non si sentono, pazzesco da qui. Spruzziamo qua. Osmanto. Chissà da cosa può sapere. Ok, ho capito il genere. No, non mi piace. Bocciato. Bocciato, non ne vado matto. Forse sulla pelle può essere qualcosa di buono, gli altri erano molto molto più buoni. Questo è uno di Frappin and Q, qualcosa del genere. Il profumo si chiama If. Sentiamolo, accelero un po' il passo, sennò stiamo qua una vita. Sa di olio di cocco. Buono, buono, non male, non malissimo. Non ne vado matto neanche di questo, in realtà sono un po' di... mi sanno da
vecchia profumeria francese di una volta e non vado matto di quel genere di profumeria lì. Preferisco i profumi molto particolari, che hanno proprio un certo tipo di carattere, che sanno proprio di deserto o altro. L'altro giorno sono andato a sentire i... come si chiamano? Zoologist, The Zoologist, erano pazzeschi, quello è proprio il genere di profumo che mi piace. Questo si chiama Isle of Man, sempre dello stesso brand. Usiamo dello spazio perché... Ho spruzzato la parte opposta. Sa di arancia. Sa di Fanta. Buono. Molto estivo. Non lo comprerei. Sta proprio di a primo impatto. Magari poi, ovviamente ragazzi, queste sono prime impressioni, vero? Dietro ogni profumo, soprattutto questi qui artistici, ci sarebbe tantissimo da dire, ci sarebbe da leggere le note, ci sarebbe da parlare della storia, da che cosa voleva comunicare il naso, quindi non è qualcosa di così facile, però il primo impatto è quello, insomma, di solito sono le note di testa, però spruzzata così, io sentivo l'arancia, e sa proprio di, sì, di frizzante, di arancia, di mandarino. Questo mi ispira, questo BDK, ed è Nuit de Sable, notte di sabbia, questo mi ispira. Ma scusami, io me le spruzzo qui dentro, dato che ci sono. Spruzzo qui dentro così si sente. Oh, questo è già più il mio genere. Questo è già più il mio genere e me lo spruzzo sulla mano. Oh, ma che... Ok. E questo lo vado a sentire tra un po', perché questo mi ispira meglio orientali, piacciono di più. Ho sentito anche Clive Christian, il number one, 750 euro di profumo per 50 ml, però buonissimo, mi è piaciuto un sacco. E poi anche No One's Land Rose di Byredo, mi è piaciuto molto, lo indosserei, lo comprerei anche. E ho provato anche, e uno che penso che sarà il mio prossimo profumo, mi piace tantissimo, della collezione privata di Gucci, Voice of the Snake, tutta nera, nel tema di Adamo ed Eva, del serpente, eccetera. Poi il serpente è anche sempre nell'ambito spirituale, quindi è qualcosa che mi interessa e mi piace. Ogni volta che vado alla Rinascente lo provo quel profumo e prima o poi lo comprerò. Questo è sempre di BDK, Crème de Cuir, dovrebbe essere crema di cuoio in francese. Vediamo se riesco a... è rotto. Oh! No, adesso ho tutto questo profumo ovunque. Ok, è andato uno spruzzo. Nel frattempo sto facendo una live su TikTok, per cui ogni tanto guarda là. Ho capito quello che voleva fare. Non lo so, non mi convince. Tutti questi cremosi, cuoiati... non tanto indossabili, un po' troppo scuri, un po' troppo polverosi. Questo è sempre di Frappin ed è 1270 come nome. Belli però i testerini, belli cionchi. Sentiamo come dovrebbe essere 1270. 1270? Cosa è successo nel 1270? Questo è interessante. Sempre profumeria francese, mi sembra, o comunque profumeria tipo inglese. Sì, profumeria, comunque antica profumeria. E non lo so, sono sempre un po' saponati come profumi, sempre un po' quel genere di profumi molto aromatici, molto nobili. Non so, a me piacciono con un po' più di carattere, ecco. Poi c'è questo di Maison Crivelli, Santal Volcanique. Il nome promette bene. Farò in fretta perché ho il 6% di batteria della fotocamera rimasta. Ah, ma questo Nuit de Sable, pazzesco. Sa proprio di notte. Sa proprio di notte, pazzesco. Buono, buono, mi piace. Una notte di oscurità, però di terra. Buono, non verde, terra marrone. Sa di sandalo, sa di rosso, sa di caldo. Primo impatto non mi dice nulla. Ho gli ultimi due. Absinthe Boreal, sempre di Maison Crivelli.
Ok. Questo è buono. Questo è particolare, me lo provo. Questo me lo provo perché mi sembra molto buono. Non riesco a descriverlo ancora. Sa di freddo. Tu dici, certo, si chiama Boreal, effetto placebo. E l'ultimo, Byredo, anche questo promette bene. Reine de Nuit, che sarebbe regina della notte. Provemal. È scurissimo. Me lo sono spruzzato addosso. Ai ai ai. Proviamo, sentiamo com'è. Non sa di regina, non sa di notte, però è buono. O magari devo aspettare un po'. Magari devo spruzzarlo sulla mano. Però, prima impressione, non esiste il magari, eh. Dovrebbe lui darmi quell'impressione lì. La prima impressione è cercare di non andare incontro al profumo, ma lasciare che il profumo venga incontro a te, giusto? Nuit de Sable è pazzesco. Stranissimo, sa di un paese, sa un po' di fumo, cioè in senso un po' di notte, una Londra notturna in cui c'è magari appena stato un fuoco, quindi un falò col terreno, pazzesco. Con il primo in realtà Boreal bocciato. Questo boh, non mi dice molto. Un altro che mi proverei sulla mano di questi invece è uno di Byredo, mi erano piaciuti, o quello di Diptych. Quello di Diptych mi era piaciuto, il primo mi era piaciuto, tutti quelli di Byredo mi sono piaciuti tranne Velvet Haze, e Nuit de Sable mi è piaciuto, gli altri insomma un po' così. Mi riprovo sulla mano, mi sa Inflorescence. Sì, Inflorescence è quello che mi ispirava di più. Anzi, sai cosa? Me lo spruzzo sia qui dentro, che non l'avevo spruzzato dentro questo, e sulla mano, così sento se si sente una differenza di prima impressione tra mano e cartina. Cartone. 3, 2, 1. Oh. Non è come me l'aspettavo. Oh no. Oh no, fa schifo. Ah, no, non fa schifo, ma su di me non è per niente buono. Ci sono alcuni profumi che su di me diventano completamente diversi. Il maschio ha anche una pelle diversa, si vede che è un po' femminile forse, come è stato formulato. No, sa di fiori da bagno, sa di fiori da su di me. Di fiori da cimitero, da fiori in un vaso in cui stanno da troppo tempo. No. Vabbè, quindi ecco qua ragazzi, è semplicemente stato un haul così di prima impressione. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ragazzi ci rivediamo al prossimo video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se ne conoscete anche uno, e cerco di mettere comunque in descrizione la maggior parte almeno dei link Amazon, se li trovo, di questi profumi, anche se sono di nicchia, quindi metterò magari i link dei loro siti web. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.